presentata questa mattina la nuova campagna di sensibilizzazione per la raccolta differenziata del comune di Eboli in collaborazione con la società Sarim. L'iniziativa, che divide in tre zone la città, prevede anche la diffusione di brochure informative per i cittadini anche in lingua straniera. Obiettivo: passare dal 57 al 65% di differenziata. L'obiettivo era anche quello di incuriosire i cittadini e di sensibilizzarli ulteriormente, quindi i messaggi immediati ci servono anche a questo. Però noi oggi abbiamo voluto, con la collaborazione della società che gestisce la raccolta differenziata, con la Sarim, con l'assessore Masa, l'assessore all'ambiente e tutta la struttura dell'assessore all'ambiente, riuscire a dare un ulteriore passo in avanti, perché noi siamo passati nel giro di soli 3 anni dal 46% al 57% di raccolta differenziata. È una percentuale importante, una percentuale che ci gratifica, però occorre fare il passo in avanti, occorre arrivare alla soglia minima prevista, che è quella del 65%. Per fare ciò occorre sensibilizzare ancora l'altro 44-43% dei cittadini eboritani e non soli, i quali devono incominciare ad essere più civili, a rispettare i criteri e i parametri della raccolta differenziata. Abbiamo dovuto e voluto rifare questa campagna di sensibilizzazione anche con un bellissimo video che girerà sui social e nelle televisioni, perché riteniamo importante anche ricordare ai cittadini con questa brochure, quindi con i criteri, le date, gli orari, perché magari qualcuno può trovare la scusa di non ricordare o conoscere bene gli orari. Io avverto i cittadini eboritani che oggi noi stiamo facendo una campagna di prevenzione. Ora i cittadini tutti devono fare la loro parte, non solo una parte, ma l'intera cittadinanza. Noi crediamo che la strada migliore da percorrere è quella della sensibilizzazione, quella dell'educazione, perché solo la repressione, secondo me, non si ottengono i risultati che vogliamo, che abbiamo e che vogliamo prefiggerci, perché dobbiamo essere proprio educati, abituati a fare una differenziata fatta bene, perché se la facciamo solamente perché ci toccano le nostre tasche e quindi ci fanno la sanzione, poi questo dopo 5-6 mesi va a svanire. Invece con l'educazione io penso che si possa risolvere il problema, no, credo si possa risolvere il problema, perché questo è per me la via maestra.